Ok, siamo all'interno delle grotte e qui abbiamo una nuova arma. Ah, hai trovato la pistola a tentacoli, usala per farti strada nel mondo. Sì, sì, da qui puoi esplorare il fiume acido in ogni sua profondità. Ok, però ho tagliato il dialogo prima del tempo. Mi chiedo se cambi qualcosa con l'arma. Non lo so. Io vedo sempre il solito sparo singolo e non mi fa altre cose. Come faccio a salire qua sopra? Tra l'altro c'è anche uno dei tentacolini qua. Puoi allungare il tentacolo in aria e aspettare che afferri qualcosa. E come faccio? Ah! Oh! Ok, se mi dicevi anche il tasto magari era anche meglio, non dovevo scoprirlo io a caso, vero? Ok, quindi comunque lui ti fa effetto rampino. Però la scalata è una cosa un pelo più complessa. Devi proprio dondolarti in modo tale da riuscire poi a fare sì che lui si avvicina. Ecco, no, cavolo. Vabbè, dai, ormai ci siamo, perfetto. Ok, avevo visto il polpo lì. Ciao. Sai cosa vuol dire questo? Esatto, guarda. A parte che ho sbagliato tasto di nuovo. Dove è andato? Là, ciao. Non ce la faremo mai. Ok, io ci provo. No, ti pareva. No. Guarda, lo ripeto tutte le volte che vuoi. Basta così. Onesto. Ciao. Per arrivare lì devi fare una rincorsa assurda. Nope, l'acido. Non so come ho fatto a evitarlo, ma ci siamo salvati. Ecco qua. Più che altro non capisco in questo mondo perché ci siano i tiki. Però abbiamo ottenuto anche un'altra pistola. Però, quindi, se prendiamo il rampino, vuol dire che abbiamo una pistola di meno poi, alla fine. Poi non so se i rampini tipo si staccano, nel senso puoi avere più di un rampino anche se non avrebbe senso. Però in quel caso avresti... No, avresti molte meno armi. E niente, io volevo prendere quel pezzo di DNA, ma Stitch non si aggrappa e quindi... Ok, aspetta, forse... Esatto, riesco. È molto difficile girarsi con questo rampino. Però almeno abbiamo preso il DNA, niente. Il problema è proprio il fatto che è difficile arrampicarsi. Allora gira. No, dall'altra parte. Perfetto. Ecco qua. Niente. Se voglio arrivare a quelle scatole devo prendere molta rincorsa. Comunque, bello che azioni che in altri giochi sono facilissime, in questo diventano incredibilmente difficili. Eccoci qua sopra, maledetto Stitch, dai, hai dato una facciata. Eccoci qua finalmente. Mamma mia, per prendere un solo nastro. Madonna mia. Ste difficoltà incredibili per le cose più semplici ogni volta. Grazie. Allora, qui. Facile. Facile, madonna mia. Allora, calmi un attimo. Dobbiamo trovare prima il modo di salire là sopra. Devo distruggere le apine. Se trovo... Non sai fare niente di meglio? Certo, come no, disse quello che è andato con una fiamma ossidrica a dare fuoco a tutto. Allora, devo trovare il modo per salire. Ok, abbiamo trovato un DNA. C'è un modo per salire di sopra, cavolo.
Sai che mi sa di no? La pistola, grazie. Ok, no, forse lì. Puoi aumentare la velocità spingendo in avanti e indietro mentre dondoli. Ok, per fortuna siamo riusciti a salire. Ci deve essere, esatto, una scatola vicino all'alveare. Così lo facciamo esplodere. Ecco fatto, facile facile, andato via per sempre. Dov'è? Ah, però anche se c'ho il coso mi mantiene le quattro pistole. Ok, avanziamo di nuovo. Che poi il bello è che ogni tanto si sente qualcuno parlare, che sia l'altro esperimento, che sia il cricetino. Ok, fammi vedere se riesco. No, ho finito nell'acido, porca miseria. Volevo fare un piccolo numerino, ovvero salire sopra quello lì e prendere. Ah, no, non ci si aggrappa. E allora niente, devo solamente fare un salto molto lungo, ma guarda. Ah, ma c'è anche altra roba qui, aspetta un attimo. Ok, magari... Aspetta. C'è il modo per arrivare là sopra. Vabbè, questo... No, ma c'è sicuramente... un nido da qualche parte. Sì, 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 non è il momento. Dove è andato? Ecco fatto, no. E ciao, e chi lo vede più? Forse ce la faccio, però aspetta. Preso, no, dove è andato? Non lo vedo, non lo vedo. La teleca, Dio mio, ma si può fare un gioco del genere? Cioè, io capisco, il periodo PS2 era veramente sperimentale sotto mille punti diversi. Però cacchio, è una produzione Disney questa, Cioè, era una produzione Disney. Intanto, addio alle apone. Vabbè, ascolta, come va a sto livello? Io proseguo, quello che prendo prendo, quello che non prendo amen. Cioè, arrivati a un certo punto, guarda. Dov'è? Preso? Perché non me lo targhetta? Ok, per qualche arcano motivo mi ha fatto fare dei giri assurdi per riuscire a colpirlo, ma va bene, non importa. L'importante è il risultato, no? Ecco qua. Oh, io, come ripeto, sono un collezionista nei giochi fino a un certo punto, cioè... quando una cosa diventa impossibile, lascio perdere. Delle difficoltà, 6-2-6, ma ricorda che puoi aumentare la tua velocità. Pompa in avanti e indietro. Grazie. E non scordare che più aspetti a usare il doppio salto, più lontano salterai. Grazie. Ma proprio chi l'avrebbe... No! Mai detto. Vabbè, qua ho sbagliato io perché ho miscliccato proprio il salto. Allora, 1, 2. Aspetta. E eccoci qua. Perfetto. Perfetto. Come faccio ad arrivare là senza morire? Capiamoci un secondo. Come ci arrivo? No. Ok, qua è stato proprio un errore dettato dalla telecamera. Cioè, scusami un attimo, come dovrei prenderlo quello? Ah, così. Diciamo che è un metodo un po' barbino. Era un metodo un po' barbino per arrivarci là sopra, Poi mi ha preso lo stesso. Mi sa che purtroppo, visto il dislivello, mi aveva fregato qua, Allora, ok. Quanti cacchi di checkpoint che ci sono in sto livello? Cioè, secondo me l'avevano tenuto in conto che saresti morto un bel po' di volte prima di avanzare. Quello che secondo me non avevano tenuto in conto. Ok.
era quanto uno avesse avuto la pazienza di stare dietro a questo gioco, onestamente. Credo che non avessero tenuto in conto un bel po' di cose. Ma scusami, ma perché non ti sei aggrappato? Poi queste rocce sono... ci posso andare sopra? La vera domanda è come ci arrivo se non le vedo. Ecco, vai. A posto. Oh, poi ci lamentiamo della difficoltà di certi giochi di oggi. Però a volte forse anche il... come possiamo dire? La nostalgia non ci fa rendere conto che certi giochi di una volta erano veramente terribili. Ok, calmi un attimo. Anche perché non sono sicuro che il gioco avesse tenuto in conto. Sì, invece l'ha tenuto in conto, ma non andrò a qua purtroppo è stata la sprospettiva. Colpa mia al 100% qua. Non andrò a prenderli più sti colpi, non in certe zone, cioè onestamente, guarda, ho una sanità mentale. Vorrei ancora, per quanto possa essere strano, mantenerla un pochino. Ok, nuovo checkpoint preso. Dov'è il mostrone? Eccolo lì. Vieni qui. Anche tu. Dov'è? Preso. Tu sei ancora vivo. Ancora per poco. No, è ancora vivo. Perché non lo prendi a volte? Ti giuro che a volte non riesco a capire perché non riesco a fare la cosa che deve fare. Il che poi non è neanche difficile. Devi proprio mirare, prenderlo e colpirlo. Fine della questione. Domanda poi stupida. Mi sembra di aver capito che lui utilizzi comunque l'energia per fare il salto. Cosa c'è scritto qua? Ah, c'è una freccia. Il salto sulla testa. Ma se io non avessi più energia? Dio mio, sta telecamera. Come faccio ad ucciderli sti gigantoni? Cioè devo andare in giro fino a che non trovo un altro po' di energia. Dio mio. Ok, grazie. Che non penso sia impossibile da trovare. Però ecco qua. A posto, vieni. Preso. Sì, ne usa molto poca, però comunque la usa. No, non ho fatto in tempo. Fammi leggere. E niente, non lo sapremo. Ok, io intanto proseguo camminando sui muri ed evitando le pozze di acido incredibile. Io avanzo poi. Oh, dove finiamo finiamo. A quanto arriviamo arriviamo. Onestamente, no, qua si è staccato lui. Qua onestamente, cioè a un certo punto, guarda, abbiamo un altro livello già disponibile. Se vedo che già in questo non riusciamo ad arrivare alla somma che il gioco ci ha chiesto per avanzare, io prendo, vado avanti e ci salutiamo. Perché ok, onestamente, di stare dietro a giochi così problematici, la voglia a un certo punto ti passa. Perché va bene riscoprire, secondo me, i giochi vecchi. Perché, come ho detto più di una volta, molti di questi giochi io magari li ho visti da bambino, li ho potuti provare, o magari la curiosità, tutto quello che vuoi, è ok. Però quando uno deve essere oggettivo, l'oggettività deve rimanere. Se un gioco è fatto male, un gioco è fatto male. Che poi non mi ricordo da chi ho visto quella copertina di questo video, ma mi era uscito in bacheca su YouTube un video proprio giochi oggettivamente brutti ma che ci piacevano perché eravamo piccoli. E secondo me questo discorso si può buttare su centinaia di giochi oggigiorno. Ovviamente tempi PS1, tempo PS2. Ma in realtà anche PS3, secondo me, qualche caponata l'ha tirata fuori. Ha già... anche al tempo, sai? Il punto che magari, sai, è il gioco della mia infanzia, è il gioco che ho giocato da piccolo, è stato il mio primo gioco. Ok. Però
Sì, anche il tuo primo gioco, ma oggettivamente oggi, ma anche al tempo, era brutto. Brutto era e brutto rimane. Ecco qua, perfetto. Avanziamo. Ok, di nuovo il rampino. C'è energia qui? No, strano tra l'altro. Perché ho la sensazione che se cadiamo devo rifarmi il giro per lungo? No, sto giro no, strano, meno male. Però ho visto uno di quei polpetti che ovviamente, visto che qua è tutto piano, penso di potercela fare. Però per sicurezza prima controlliamo, poi decidiamo. Ah, siete voi, siete i nanetti. Chissà poi perché non li possiamo uccidere. Ah, però siamo già arrivati in cima. Mi mancano due DNA. Mi mancano due DNA. Ma scusami, come ci arrivavo qui io? È letteralmente impossibile arrivarci. Scusami, è giusto per pura... Ma tu da dove sei arrivato, scusami? Ah no, per un attimo ho pensato, vuoi vedere che c'era qualcosa qua, ma... Oggettivamente non ci arrivi lì. Cioè, credo, aspetta, fammi provare a questo punto a darmi più slancio. Eh no, no, scusami, non ci arriva. A meno che... Perché scusami, qua non c'è mica... c'è un buco qua, ma non ci arrivi. Vabbè, guarda, a posto così. A questo giro sì, a questo giro so di averne mancate un sacco di cose.